con la fine estate iniziano le manifestazioni fieristiche al centro fiera di Montichiari. Oggi credo che sia una delle più importanti, ovviamente ci sono altre manifestazioni, e questa radiantistica Expo che si divide in due parti, primavera e autunno, anche se non siamo ancora in autunno, questo è quanto offre oggi la fiera. Ezio Giorgi è il direttore, credo che sia anche un direttore soddisfatto di questa manifestazione perché richiama moltissimo pubblico. Certamente questa fiera richiama tantissimo pubblico, sarò soddisfatto, lo dirò definitivamente domani sera. Allora, già oggi la prima mezza giornata è andata molto bene, i parcheggi sono pieni, l'afflusso è incessante, continuo e lento, e anche questa edizione autunnale ha traguardato un record di espositori, 334 espositori, e parecchi li abbiamo dovuto escludere perché effettivamente i quattro padiglioni che avevamo messo a disposizione sono interamente occupati. La stagione autunnale del Centro Fiera, dopo la settimana scorsa la Fiera della Caccia, con questa radiantistica edizione autunnale si apre a mille, direi. Radiantistica, vogliamo dire cosa, perché la merceologia è vasta. Cosa vuol dire radiantistica, cosa proponete? Allora, la radiantistica è il nome che è rimasto da questa manifestazione, che una volta era dedicata soltanto alle radio ricce trasmittenti, soprattutto le ex radio militari, che radioamatori utilizzano ancora tutt'oggi per fare la loro attività a livello amatoriale. Ma diciamo così, la parte commerciale più interessante è data dall'elettronica, dai computer, dall'informatica e parte elettrica, nuovi e usati, che si possono trovare in ben tre padiglioni, quindi una proposta di materiale, diciamo così, informatico, elettronico di consumo proprio per le famiglie, per il retail, per il consumatore, quindi una fiera dedicata al consumatore. Qui il consumatore può trovare tutto quanto gli può servire a casa, perché in tutte le case ormai ci sono i computer, per tutto l'anno, dai CD, dalle stampanti, a tutto quanto possa servire per questo tipo di attività casalinga. Gian Antonio Rosa, il vice sindaco, noi lo chiamiamo sindaco, lo chiameremo sempre sindaco di Montichiari, anche perché è stato sindaco per due mandati, attualmente ricopre la carica di vice sindaco, ma credo che sia il personaggio che ha dato lo sviluppo a questo centro fieristico. Oggi siamo con questa radiantistica, questa mostra di cose vecchie e nuove, di cose che magari uno non si pensa più, ma se le ricorda la memoria, non è l'antiquariato, ma sono strumenti utilizzabili ancora. E non solo questo, abbiamo anche tutta la parte nuova, ma quello che mi piace di questa fiera è il vedere i numerosissimi visitatori che escono tutti con degli acquisti. Quindi una fiera non solo di espositori, ma una fiera di acquirenti, quindi non solo di curiosi, e questa, ripeto, è una delle motivazioni che ci ha spinto sempre a valorizzare questa fiera, che viene ripetuta anche in autunno. Lei ha lasciato la carica di sindaco per raggiunti i limiti di età amministrativi, e l'ha lasciata con delle prospettive interessanti. Qualcosa che avrebbe voluto fare ancora presso questo centro fieristico? Beh, sicuramente la conferma di tutte le manifestazioni, e poi il grande sogno di avere in provincia di Brescia un unico foro espositivo, che sia questo di Montichiari, ma con il nome di Fiera Brescia. Io lo ribadisco pubblicamente, uno dei miei sogni è avere la città di Brescia, la provincia di Brescia, che abbia un'esposizione unica qui a Montichiari, ma con nome di Fiera Brescia, quindi senza nessun campanilismo, anzi nell'interesse della comunità provinciale.